sicuramente in maniera positiva la partita. I ragazzi sono stati bravi perché sono andati alla ricerca di quegli spazi che secondo noi erano un po' le lacune che dovevano emergere della squadra avversaria. È stato bravo Viero, Malotti, insomma, l'unico rimpianto alla fine del primo tempo era che avevamo avuto anche delle potenziali occasioni per poter chiudere definitivamente la partita. E invece, secondo me, dopo il 25esimo abbiamo cominciato a giocare un po' troppo in maniera leggera, invece di andare alla ricerca con la stessa ferocia dei primi minuti dell'azione decisiva che avrebbe fatto finire la partita. Nel secondo tempo è stata una partita completamente diversa, siamo stati bravi a tenere la reazione della Pistoiese, sapevamo che ci avrebbero provato in ogni maniera e la squadra è stata brava perché ha concesso poco e poi abbiamo avuto due occasioni grandi per chiuderla, come hai giustamente menzionato te. E, insomma, siamo contenti perché stiamo dando continuità ai risultati e poi un ulteriore merito dei ragazzi è che la vittoria in trasferta mancava da tantissimo tempo. L'alternanza tra campo sintetico e campo in erba purtroppo porta a questi tipi di fastidi. Detto questo, a parte Rosso, Viero era un fastidio che aveva già accusato durante gli allenamenti, quindi noi l'avevo scelto perché secondo me le sue caratteristiche servivano per saper costruire, per saper dare l'ultimo passaggio negli ultimi 30 metri, soprattutto per la sua capacità tecnica. Quindi ci siamo andati, lui ha manifestato era positivo perché stava bene. Comunque su Viero non è niente di grave. Rosso invece ha accusato un fastidio all'adduttore. Che andrà valutato, ma io penso che la vittoria del gruppo, perché e ti spiego il motivo, perché i protagonisti di partita in partita stanno cambiando, stanno ruotando, però la squadra non perde identità e quindi quando riesce a fare anche questi tipi di prestazioni, anche oggi siamo riusciti a fare nelle ultime tre partite 7 punti, ma con una linea difensiva estremamente giovane, giovanissima. E quindi questo è sinonimo che il lavoro che hanno intrapreso questi ragazzi è un lavoro sulla strada giusta. Bellucci ha saputo aspettare il suo turno e sta continuando a fare delle buonissime prestazioni. Viero, Cucurullo, oggi avevamo 5 under iniziali negli 11 titolari. Viero e Cucurullo stanno continuando a giocare molto bene ed essere ficcanti perché stanno capendo anche questi tipi di inserimenti. Insomma, c'è soddisfazione, io penso, del gruppo perché tutti sono protagonisti e soprattutto del gruppo perché stanno mettendo in pratica sul campo nei 90 minuti della partita i principi con i quali giocano e si allenano quotidianamente.